Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Un appuntamento dedicato a due temi di stretta attualità, la violenza di genere e i discorsi dell'odio sul web. È stato dedicato a giovani studenti, 300 che hanno partecipato ad un appuntamento al Teatro della Compagnia organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale assieme al Corecom. Il linguaggio d'odio e la violenza di genere richiedono un impegno collettivo di conoscenza e contrasto, un cambiamento culturale che deve coinvolgere scuole, istituzioni e chiama in causa la coscienza di ciascun individuo. L'incontro che si è tenuto al Teatro della Compagnia di Firenze ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi. Hate speech e violenza di genere, questo è il titolo scelto per l'iniziativa, nel corso della quale l'autrice Carlotta Vagnoli ha incontrato oltre 300 studenti delle scuole superiori della Toscana che fanno parte del progetto Trasformare, azioni per il contrasto alla violenza maschile contro le donne nel sistema educativo. I giovani e le giovani sono molto curiosi, molto più delle persone della mia età, quindi sicuramente creare una connessione sarà più facile. Trovo in tutte le scuole in cui vado una certa curiosità. Sarà importante far capire loro l'importanza proprio di questi temi, che spesso sono un po' sottovalutati e mancano nei programmi dell'offerta formativa. Quindi di base per loro sarà molto nuovo e questo sicuramente li invoglierà a seguire forse con più attenzione per capire un po' di dinamiche che ci sono proprio dietro a questo odio abbastanza diffuso nel modo che abbiamo di comunicare, specialmente tra generi. I social non sono, direi, il male, sono un posto come tutti gli altri del mondo in cui viviamo, quindi si replicano anche lì le realtà che abbiamo purtroppo assimilato così bene, ahimè. Sono però anche un posto dove si può trovare una certa soluzione. Ci sono tanti profili di divulgazione, ci sono i giornali che iniziano a comprendere come fare anche divulgazione tramite i loro profili. Possono essere anche sportelli di aiuto, ci sono pagine che possono essere utili appunto per ragazze e ragazzi, per chiedere consigli, per avere un po' di ascolto. Quindi i social si stanno un po' adattando a questa cosa, stanno cercando di essere anche la soluzione nonostante offrano sicuramente dei grandi svantaggi dall'altra parte. Come Coreco abbiamo subito aderito a questo progetto Trasformare della Commissione Pari Opportunità, perché per quanto ci riguarda chiaramente è un tema molto importante quello della comunicazione e quella rivolta ai minori e ai ragazzi delle scuole. Noi in questo ambito abbiamo già dei progetti da tempo su cui siamo impegnati, il patentino digitale che proprio serve per formare i ragazzi a una navigazione su internet consapevole e sicura, e poi c'è un tema generale che appunto ci vede impegnati con tutti i Corecom italiani nel coordinamento nazionale. Proprio recentemente a Matera abbiamo firmato un patto col garante per la protezione dei dati personali, il garante della privacy, proprio a tutela dei minori su tutte le attività online. Noi vogliamo che questo progetto sia fatto sicuramente per loro, ma soprattutto con loro. Dovrebbero imparare ad apprendere quali sono le diverse forme di violenza, saperle riconoscere e sapere riconoscere quali sono le relazioni positive ma anche quelle negative, quelle che oggi si chiamano tossiche, perché la violenza si annida, come dire, a mille forme, e quindi è bene che loro la riconoscano, cerchino di difendersi e anche di difendere i loro coetanei, perché solo in questo modo, imparando a costruire delle relazioni basate sul rispetto, sulla qualità delle relazioni, sulla libertà diciamo della coppia, degli individui, solo in questo modo si può prevenire qualsiasi forma di violenza, fino a quella estrema che sono appunto i femminicidi. C'è un dato statistico che quando ci sono casi molto grossi, ad esempio di femminicidio, aumentano le richieste d'aiuto. Questo perché si porta all'attenzione dei media, o dei media che dir si voglia, il caso, e quindi le persone sono più consapevoli. I casi non sono diminuiti, viene sdoganato il problema, però viene sdoganato per il momento della notizia. La formazione serve a questo, serve a dire ok, non è un problema marginale. Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è stato nominato coordinatore per il lavoro e la sicurezza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. L'appuntamento si è tenuto a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze.
Si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'incidente sul lavoro nel cantiere di Via Mariti a Firenze l'assemblea plenaria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che si è svolta nella sala consiliare di Palazzo del Pegaso, un tema particolarmente sentito che ha portato alla nomina del Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a coordinatore per lavoro e sicurezza della conferenza. L'istituzione del nuovo coordinamento è stata chiesta dal Presidente Mazzeo e da Emma Petitti dell'Assemblea dell'Emilia Romagna. È stata una giornata importante, una giornata che abbiamo deciso tutti insieme di partire dal ricordo delle vittime, dei feriti, di quella tragica vicenda che scuote la Toscana e il Paese, scuote le sensibilità di ciascuno di noi. Abbiamo scelto di istituire per la prima volta un coordinamento all'interno della conferenza dedicato ai temi del lavoro, della sicurezza del lavoro, perché non si può più morire andando al lavoro. Il lavoro è dignità e noi abbiamo deciso di non voltarci dall'altra parte. Mi è stato chiesto la responsabilità di coordinare questo lavoro, lo farò insieme a tutti gli altri presidenti, pensando che finché anche solo una persona morirà sul luogo di lavoro, ognuno di noi deve sentirsi parte di quella responsabilità. È stata una giornata intensa, auguri al nuovo e al neoeletto coordinatore, il presidente Aurigemma della Regione Lazio, un augurio di buon lavoro e un grazie per quello che ha fatto al presidente Ciambetti, presidente del Veneto, ex coordinatore della conferenza. È stata anche una giornata in cui noi abbiamo voluto sottolineare alcune questioni che sono al centro dell'agenda politica. Ci confronteremo su tutti i cambiamenti istituzionali che il governo propone. Lo faremo pensando ai ruoli dei consigli regionali. La qualità e la sicurezza sul lavoro è fondamentale per una nazione democratica, per un paese democratico. Proprio per dar voce e per dare risposte concrete abbiamo deciso proprio questa mattina di creare un coordinamento ad hoc per la qualità e la sicurezza sul lavoro. Anche se la competenza è di carattere nazionale, ci sono tanti temi da affrontare, come quello di poter incominciare a mettere un bollino di qualità sulle aziende che lavorano sul proprio territorio. Le assemblee legislative dei consigli regionali sono dei luoghi importanti, luogo dove si legifera, ma soprattutto dove ogni consigliere regionale rappresenta un pezzo del territorio della propria regione e quindi viene rappresentato tutto il territorio nazionale. È un luogo importante perché è un luogo di ascolto, è un luogo di confronto, luogo di discussione, ma soprattutto è un luogo di sintesi. Quella sintesi fondamentale per il bene comune, per l'interesse comune dei cittadini del proprio territorio. Tre anni intensi, tre anni che hanno visto tutte le regioni collaborare per rafforzare il regionalismo italiano, l'abbiamo fatto in varie occasioni, anche in confronti con Camera e Senato, anche con interlocuzioni direttamente col Presidente della Repubblica, quindi veramente un lavoro intenso. E poi ognuno dei colleghi per le proprie competenze e sensibilità, per storia professionale o anche appunto istituzionale, si è occupato di temi specifici, dall'anticorruzione all'antimafia, ai garanti dei diritti, all'Agicom, quindi molte cose di competenza dei consigli regionali e poi anche un coordinamento di attività legislative che ha visto veramente lavorare le assemblee legislative in maniera assolutamente corale, specialmente, ripeto, per rafforzare il regionalismo italiano, per dare la giusta dignità alle più alte istituzioni democratiche che ci sono in ogni singola regione. Quindi anni intensi, anni anche di rapporti umani che hanno gratificato questo impegno e un bagaglio appunto che mi porto a casa di assoluto livello. Spazio alla cultura con una rassegna d'arte che è pronta ad andare in scena a Certaldo nel Fiorentino. Il suggestivo scenario di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto si prepara ad accogliere un'eclettica rassegna artistica che promette di incantare e stimolare i visitatori durante tutto l'anno. Certaldo Arte 24 vedrà come protagonisti tre talentuosi artisti, Vincenzo Marsiglia, Caterina Tosoni e Carla Bedini. La rassegna è stata presentata in Consiglio regionale al Media Center Sassoli. Una iniziativa che va sempre più in crescendo, dà il segno di una
borgo, quello di Certaldo, che scommette sull'arte. Certo, un borgo tra i più belli della nostra regione, che però prova a guardare al futuro, all'arte moderna, a cercare di coinvolgere sempre più cittadini della nostra regione. Un evento che dura per tanti mesi e prova a raccontare sempre più quanto la Toscana sia terra di cultura, sia terra di arte, sia terra di bellezza. Questa manifestazione è arrivata alla sua quarta edizione, ci ha abituato a un grande livello artistico in un contesto, quello del borgo storico di Certaldo, e quindi questa capacità di mettere insieme la tradizione storica con l'innovazione artistica. L'essere Certaldo è il luogo dove si crea arte, dove l'arte trova un luogo di esposizione e di divulgazione ai cittadini. Grande la partecipazione è stata a tutte le edizioni precedenti, e anche il livello di questa edizione garantirà sicuramente un gran numero di visitatori in uno dei borghi più belli della nostra regione. Siamo davvero entusiasti di poter presentare la nostra rassegna, una rassegna che appunto vede sì tre artisti importanti del nostro panorama nazionale, vede anche due donne che fanno parte del nostro percorso espositivo, Tosoni e Bedini, e poi Vincenzo Marsiglia. Siamo davvero felici di confermare questo bellissimo connubio che c'è fra tradizione e innovazione, fra il nostro borgo storico, il nostro Palazzo Vicariale, l'arte visiva e l'arte contemporanea. La rassegna si inaugura il 2 di marzo con la mostra Stars and Stones di Vincenzo Marsiglia. La mostra è un progetto di arte contemporanea ed è quasi totalmente site specific, quindi dedicata al borgo di Certaldo Alto. Quindi troveremo fra ologrammi, proiezioni che vanno a dialogare con gli affreschi presenti nelle sale di Palazzo Pretorio, oltre poi a opere rielaborate dallo stesso artista con la tecnica dell'HoloLens 2. La seconda mostra invece che inaugureremo è la mostra dell'artista milanese Caterina Tosoni, Double Vision. In questo caso l'artista è stata prescelta per inserirla nell'ambito della seconda edizione del Festival della Sostenibilità Domani e Ora, che si terrà a Certaldo appunto nel mese di maggio. L'artista appunto è stata scelta perché già negli ultimi anni ha lavorato molto su opere di arte ambientale a livello monumentale. L'ultima mostra invece si inaugurerà nel mese di settembre e si protrarrà invece fino a gennaio del 2025, in questo caso vede la presenza di Carla Bedini con la mostra Spostare lo sguardo. Si tratta di una pittura figurativa dove le sue figure sono figure iconiche e sono praticamente delle fanciulle con i grandi occhi sgranati, circondati da ambientazione dove il dettaglio diventa quasi maniacale. La prima tappa dell'affascinante avventura artistica sarà inaugurata il 2 marzo con Vincenzo Marsiglia, Stars and Stones. Marsiglia porterà il suo universo creativo nel cuore di Certaldo. Le sue opere di arte digitale dialogheranno con il borgo e la figura di Giovanni Boccaccio, fondendo tradizione e innovazione in installazioni luminose che si staglieranno sia sulla torre di Casa Boccaccio che nella loggia esterna di Palazzo Pretorio. Le sale del primo piano di quest'ultimo ospiteranno non solo le opere digitali dell'artista, ma anche una preziosa esposizione di alabastri. La mostra successiva, dal titolo Double Vision, sarà firmata da Caterina Tosoni e aprirà le porte il 18 maggio. Infine, dal 21 settembre al 12 gennaio del 2025, sarà la volta di Spostare lo sguardo di Carla Bedini con la sua pittura, caratterizzata da una tecnica mista su garza, avvolta sul legno trattato con stucco. Certaldo Arte 24 si configura dunque come un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte contemporanea tra tradizione e innovazione, al cospetto di tre grandi maestri dell'arte contemporanea italiana. Ed è tutto per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione da Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.